Nel settore della distribuzione il 95% delle aziende impiega energia rinnovabile, l'89% autoproduce elettricità da fonti rinnovabili e il 58% acquista energia green da fornitori terzi. È quanto emerge dal report di sostenibilità di settore della distribuzione moderna 2023, curato da Federdistribuzione con il supporto di Altis. Lo studio fotografa l'impegno del settore nella riduzione dell'impatto ambientale e, tra le altre cose, anche nell'ambito della mobilità sostenibile, della circolarità, della tracciabilità e trasparenza. Il messaggio è molto semplice, è quello di informare di quello che è il ruolo che riteniamo che il nostro settore, il settore della distribuzione moderna, ha all'interno del sistema economico, la centralità che ha nel sistema economico del paese. Economico, abbiamo visto anche sociale, e con tutte quelle che sono le ricadute che il bilancio di sostenibilità, il report, mette in evidenza anche dal punto di vista ambientale. Abbiamo un ruolo che direttamente dal punto di vista, per esempio, delle emissioni è molto limitato, perché noi non abbiamo un'attività commerciale, non industriale, ma abbiamo poi invece una responsabilità nei confronti poi anche di tutto il sistema a monte delle filiere produttive, di consentirle, di accompagnarle anche in questo senso verso quelle che sono dinamiche di sostenibilità anche nelle fasi produttive. Quindi il nostro è un intento di informazione, di sottolineare un ruolo da protagonisti che crediamo di avere e che in qualche modo vogliamo mantenere nel dibattito anche istituzionale. I momenti come questi servono proprio per far sì che la parte istituzionale, la parte che deve fare le leggi, ascolti e capisca la realtà che c'è fuori e soprattutto che tutti coloro che hanno delle necessità, la necessità di abbinare, come dicevamo, la sostenibilità ambientale a quella sociale, a quella economica, sono valori che devono andare tutti nella stessa direzione, in modo parallelo, però uno non può esistere senza l'altro. Si conferma un settore in cui c'è una grande ed eterogenea diffusione di iniziative concrete orientate a generare impatti, mitigare impatti negativi e potenziare gli impatti positivi che tipicamente sono di natura sociale e quindi diciamo aziende fortemente orientate al fare, alle concrete iniziative che generano impatti, ma aziende anche pronte per fare un salto di qualità in termini di pianificazione, quindi definizione di policy, politiche formalizzate che orientano l'azione quotidiana e che devono a questo punto incidere in maniera un po' più generalizzata sulle attività di monitoraggio, perché monitorare le iniziative di sostenibilità e i risultati generati favorisce un circolo virtuoso.